cioè, perché il mule è comunque associato al cinnone di Natale. Oltre all'abitudine, cioè, del pesce, comunque faceva parte della tavola una verdura in particolar modo che noi chiamiamo il broccolo di Natale, che è un broccolo tipico che si trova nel mese di dicembre e si fa caldato all'incalata con limone semplicemente. Profumo molto intenso, dolce, amarostico allo stesso tempo. Poi un'altra verdura che mi lascia pensare a Natale è la invidia scarola fatta stufata, imbottita, attaccata con pinoli, acciuga, olive e capperi, molto buona. È una pietanza del natalizio. E poi l'insalata di rinforzo con il cavolo, che quindi il dolore del cavolo in casa per sorte, però era buona. E senti, com'è l'insalata di rinforzo? Cioè gli ingredienti che dobbiamo utilizzare, quali sono? Cavolo, peperone sotto aceto, olive, e anche con, io ci metto anche il baccalà. Come vediamo, la tradizione, più ci spostiamo chiaramente verso il sud, in generale un po' il sud del mondo, io noto che davvero la tradizione è quella di portare al centro delle tavole tanta verdura, perché è come se tornassimo un po' al lavoro della terra, no? Al dare valore comunque a quello che la terra ci dà, oltre che chiaramente anche salute e benessere, però è più facile trovare nel sud del mondo in generale queste opzioni, che sono tra l'altro tipiche di questo tempo e che quindi hanno in sé tutte le qualità anche organolettiche e le proprietà nutrizionali. Senti Peppino, tu ci hai dato tre ricette. Dici solo, perché ecco, per chi ci ascolta, il cavolo nero napoletano, se dovete cercarlo in internet, online, per guardare come è fatto, lo trovate con questa dicitura, cavolo nero napoletano. Quando lo trovate, magari non sempre lo troverete nel supermercato, è più facile trovarlo, immagino, o al mercato o nel piccolo negozio di fiducia, giusto? Sì, sicuramente sì, perché non è prodotto dalla distribuzione. Ok. No, diciamo che arriva anche qui al nord, sì? Ma da distributori tipici, diciamo che rappresentano magari prodotti campani, prodotti siciliani. Sì. Allora è più facile assolutamente, perché non è prodotto di largo consumo. Senti, ma tu per esempio in ortofrutta lo vedi, lo hai, lo commercializzi in questo periodo? No, perché non fa parte un po' delle mie specifiche, okay. Io sono un po' più rappresentante della frutta, sì. Sono un po' più specializzato sulla frutta, cioè gli agrumi, sì. Frutta e poi magari nelle mie gamine, diciamo, delle mie specifiche, dei miei prodotti, sono più siciliani orientali. Ok. Che vengono dalla piana di Catania, Siracusa e Ravenna. Ok, ecco, Peppino ha citato prima appunto, quindi queste verdure, cavolo nero napoletano, scarola, tra l'altro la scarola è davvero facile da trovare ovunque e è veramente anche facile da fare, ma devo dire che tutte queste verdure, così come le hai raccontate, sono facili anche da preparare, quindi non possono certo chi ci ascolta dire che sono troppo impegnative queste ricette o troppo lunghe. Se... nella loro sofisticata è proprio dalla parte della vita degli esercizi. Senti Peppino, hai citato prima l'insalata di rinforzo con il cavolo. Quando dici cavolo, dici proprio il cavolo bianco, giusto? Cavolo bianco, cavolo bianco. Ok.
c'è qualche altra verdura che, come dire, caratterizza questo tempo e di cui magari anche tu hai storicità nella tua tradizione o nella tua famiglia? Ma diciamo che l'Italia è bella proprio perché ogni regione ha le sue particolarità e le sue tradizioni, perciò diciamo che in Italia possiamo diversificare in tanti modi, ogni territorio ha le sue peschiere, ogni territorio produce le sue tradizioni. E potremmo dirne di più di tante, però secondo me ognuno poi alle sue tradizioni, ecco quello che mi sento di dire. Senti, ecco, voglio anche ricordare a chi ci ascolta che Peppino, oltre che essere un esperto, lavora anche con molti chef, aiuta proprio nella scelta del prodotto molti personaggi attenti, sensibili, che della loro, insomma, cucina hanno fatto un po' la storia, soprattutto la storia attuale. Voglio chiederti questo, nel mondo ortofrutta, io ho intervistato un po' di colleghi tuoi e spesso manca l'amore proprio del gusto per la frutta e per la verdura e molti mi dicono no, io non mangio frutta e verdura, non la porto nemmeno a casa. Nel tuo caso invece non è così o anche tu fai parte della categoria? No, io non mangio assolutamente tanta, la prima cosa che comunque, prima di andare in vendita, sono portato ad assaggiare quello che sto vendendo. Certo. Giustamente perché devo smettere, il primo che ci deve credere è il mio prodotto deve essere mio. Non Certo. perché deve essere, il mio lavoro non si deve limitare ad una offerta e a una domanda. No, io sono più per il prodotto. E Sì. se vale, se ne vale la pena, se veramente riconosco che ne vale la pena, altrimenti diventerebbe solo un mercenario, Certo. sarebbe solo un'operazione di acquisto e vendita. Invece no, secondo me il venditore deve anche raffigurarsi del prodotto che sta bene. E Certo. lui, io, a me, la mia scuola mi chiede Sì. assolutamente di assaggiare, mangio di tutto e di più della mattinata, Sì. quindi siamo impegnati alla vendita, anche perché comunque se mi viene chiesto hai un pomodoro buono o Certo. hai una buona arancia, devo essere pronto a rispondere con convinzione se veramente può essere qualcosa di speciale oppure no, ma non perché la merce che non è soddisfacente non la vendiamo, no, noi la vendiamo comunque, però la destiniamo a dei canali un po' diversi dove sono meno esigenti. Certo, o magari dove c'è una trasformazione anche del prodotto. Quindi quello che tu hai detto è importante perché in qualche modo, quando tu ti racconti, quando tu mi racconti, comprendo che c'è quasi un allenamento proprio del gusto. Cioè, una delle cose che noto tra le persone spesso che ci scrivono, che non mangiano veramente grandi quantità di frutta e di verdura, addirittura qualcuno non le mangia proprio, è questa incapacità di sentire il gusto. Cioè, alcuni palati sono talmente abituati ormai a un cibo un po' troppo trasformato, magari già anche io lo chiamo un po' quel già food, no? Ti posso interrompere un attimo una cosa? Noi a volte facciamo degli esperimenti Sì. dove mettiamo un piattino, una vaschetta con un prodotto su un tavolo e Sì. dove magari lo lasciamo lì e noi quando siamo nell'area dell'ufficio, nell'area della vendita sull'ufficio, magari lo teniamo lì sul tavolo. E ce ne accorgiamo anche noi stessi dal fatto che mentre siamo impegnati nelle nostre cose, mangiamo questo prodotto e ci rendiamo conto che l'abbiamo consumato con molta Facilità. leggerezza, sì, facilità, e lì ci rendiamo conto che il prodotto è soddisfacente. Certo. È nella velocità in cui l'abbiamo consumato. Poi, se lo rapportiamo ai nostri consumatori, che è la stessa cosa fanno, che una volta a settimana, 2 volte a settimana, rientrano i centri frutta sui cavoli o le dispense nel frigo, e se il prodotto è di una soddisfazione,
maggiore è la domanda che ci viene richiesta, certo. E i consumi automaticamente si vanno in accelerazione. Quando invece un prodotto rimane che non soddisfa, lo assaggi pure, però sai, non ti finisce, lo rimane certo. Lì per un lungo tempo, certo. E anche questo è un segnale di un rallentare nella vendita, perché sì. Automaticamente poi si riflette nell'acquisto dell'acquirente. Esatto, infatti una delle cose che io dico sempre, ripeto sempre alle persone che non hanno amabilità per la frutta e per la verdura, io ricordo, assaggiate, scegliete la qualità, poi sappiatemi dire, perché è ovvio che se tu mangi una mela, come dire, non dico dove acquistata, ma comunque a 0,1 centesimo, magari che non sai manco da dove viene e che non sa di niente e che è anche vuota a livello energetico, non ha nutrimenti, ecco che è difficile poi tornare a mangiare la mela e tu penserai, no, la mela non è buona. Un'operazione pubblicitaria consumare un prodotto, esatto, perché riconosce anche che più delle volte anche i media influiscono certo. Nel avvicinare un consumatore a un prodotto, certo. Poi uno prova, però se poi non convince ritorna su quello che magari è più Ah certo, ricordiamoci oltretutto che la grande distribuzione spesso insomma non è proprio così attenta al piccolo produttore, alla qualità, ma più attenta a dei nomi, a dei marchi che deve lanciare, quindi io intanto ti so... Sì. Per condizioni contrattuali, certo. deve per forza rappresentare e per forza vendere. Assolutamente, sono d'accordo. E ricordiamoci anche che quando noi scegliamo la qualità e investiamo, noi stiamo facendo del bene a noi stessi e al pianeta. Perfetto, e questo bravo. è un modo già, come dire, risanante per vedere il nostro investimento giusto. Io sono grata a Peppino Consiglio, lo ripeto, che tra l'altro troveremo anche a breve un po' più visibile nel mondo dell'etere. Ci stiamo organizzando per questo. Sono grata anche alla tua veramente capacità di esprimerti, di raccontarti, di avvicinare le persone e anche di proprio coinvolgerle, perché credo che questo sia un talento. Ci rivediamo settimana prossima, affinché magari potremmo entrare un po' di più nella tradizione e in alcune peculiarità tipiche delle prossime settimane. E ti aspettiamo, ti auguriamo intanto buon fine settimana e ci rivediamo la prossima. A presto. A presto. Ciao. Ciao.